parte volentieri di Up Quality va avanti con sempre nuova forza. Stasera parleremo di un aspetto particolare, cioè le chatbot. Ci sarà appunto Paolo che fa ancora di tappe del chatbot in funzione, e poi Edoardo che fa parte di un'azienda dedicata al testing diffuso, tecnicamente si chiama di crowd testing, e ci dirà la sua visione di come si testa il chatbot. Ed è una cosa che incuriosisce molto anche me, perché un chatbot può essere fatto con un elenco di domande già risposte già predefinite, quindi magari testi solo quello, o magari ci può essere dietro una base di intelligenza artificiale che magari è un po' più complesso. È sicuramente una cosa di estrema attualità, perché la complessità del test è sempre in evoluzione e crescendo. Per cui a questo punto lascio direttamente la parola a Paolo. Grazie. Allora, faccio partire la presentazione. Non lo so, così è giusto. Allora, chatbot hanno iniziato negli anni 60. Eliza è stato proprio il primo psicoterapeuta che non aveva però il chatbot pazzo da analizzare, ma gliel'hanno scritto, si chiamava Parry e facevano delle conversazioni abbastanza interessanti. Però non è che ci fermiamo agli anni 60, facciamo un salto fino ai giorni nostri subito, e adesso abbiamo gli smart speaker di fatto, che non sono propriamente chatbot loro come oggetti, l'intelligenza ce l'hanno a migliaia di chilometri di distanza, però non hanno solo la chat testuale, ma anzi loro hanno la voce. C'è una variante delle stesse aziende che sono gli smart display, dove invece volendo possiamo avere anche il testo, e abbiamo comunque anche i chatbot testuali. Come esempio ho preso l'ultimo che mi è capitato al meetup di Milano Chatbot, che è un chatbot inserito in una pagina web. Questo è, diciamo, all'estremo inferiore di sofisticazione, perché è uno di quelli che ha i pulsanti e non le scelte di testo, quindi è un po' un barare, però di fatto nelle implementazioni tipicamente arrivano queste stringhe al chat che puoi fare delle domande e produce delle risposte. Al contrario, le architetture, sì. Così vediamo anche dove poi si vanno a innestare i punti in cui si fa testa. Allora, questo è un voice assistant, questo cilindro, sono disegni da sviluppatore, da designer, mi perdonerete, per non capire che è. Questa è volutamente una black box. Scusate. Mi sono andato troppo e ho perso la connessione. Continua. Questa black box è proprio una scatola nera di cui non sappiamo praticamente nulla, se non dico il paper così, ma non è una cosa che controlliamo. È qualcosa che fa lo speech to text, che adesso si chiama Automatic Speech Recognition SR, e butta fuori una stringa di testo sostanzialmente. In realtà la decora con dentro una struttura già JSON, tecnicamente un po' complicata, perché c'è il testo più l'intent più le probabilità che si intenda davvero quella cosa lì piuttosto che un'altra, c'è un po' di tutto. Poi questo invece sarebbe il nostro chatbot, dove lo possiamo programmare in modo qualsiasi, andando eventualmente a chiamare anche degli strumenti esterni, sempre magari delle stesse aziende o anche di altre, sarebbero questi. Questa è una grey box, non è nera intenzionalmente, perché invece qui spesso e volentieri possiamo programmare. Poi dopo facciamo, se si tratta di un assistente vocale, un testo speech, mandando la stringa fuori con magari un po' di indicazioni sui toni.
toni di voce da usare, eccetera, e finalmente questo all'incirca del giro. API da testare, chiaramente c'è qualcosa qua, eventualmente uscita, ingresso, qui anche, cioè più o meno tutte queste frecce attorno a questa scatola grossa grigia si possono testare. E il nostro stesso sistema potrebbe essere composto da più parti scritte da noi che comunicano tra di loro e che devono essere testate indipendentemente. No, dobbiamo sbagliare, scusate. Ma ci sono vari modi di programmarli. Uno è un estremo inferiore di complicazione per chi programma, cioè programmazione visuale, dove c'è una quantità innumerevole di piattaforme, io ho fatto l'esempio di Fluxo, che è una delle più famose al momento, e queste piattaforme permettono di programmare un chatbot mettendo dei blocchi in sequenza, quindi c'è il blocco, so, ricevi un messaggio, chiedi la questione, poi facendo un edit, si chiedi la questione, scusate, ci fai la domanda, ovviamente. Edit e poi dopo lì si danno i dettagli di quale domanda, quali risposte, eccetera. Qui è mandare un messaggio a un client, un altro, e poi c'è tutta la pipeline che va avanti e alla fine esce la risposta verso il call assistant, verso il chat della pagina web, verso il prodotto. C'è una, chiamiamola programmazione per esempi, che è quella che si fa con vari workflow, con vari altri strumenti simili, dove io sostanzialmente inserisco delle frasi, questo tra l'altro poi è un esempio che vediamo. In questo caso ho fatto una cosa abbastanza innocua, ovvero l'elenco dei vincitori del campionato in Serie A, che tutti conoscono la Serie A, non necessariamente che ha vinto il campionato nel 2009, però è tutta una serie di frasi con cui poi dopo gli si vanno a indicare, proprio col mouse selezionandole, quali sono le componenti, per esempio campionato, scudetto, sono dello stesso colore e sono un'entità competizione, se non ricordo male. Poi ci sono i numeri che in parte li conosce lui da solo, non li devo programmare io, visto che diciamo di vuole da anni che fa questo lavoro, per cui l'entità delle voci già conoscenza accumulata, per cui quando vede 2000 scritto in cifre o 2000 scritto in lettere, lui comunque gli prende un numero e non lo vede. Nel senso che poi mi restituisce c'è stato 2000 in momento. Quindi questi sarebbero gli elementi importanti della frase. Esatto. Quelli da sono quelle con cui lo addestro. Sì. Con tutte queste frasi di esempio, e poi però mi devo dire cosa ne devo fare. In questo caso. Anche il colore indica la funzione. I colori sì, i colori scegliono a caso in realtà, però quelli dello stesso colore vuol dire che sono la stessa entità, la stessa funzione semantica. Per cui anni fa, l'anno scorso, l'ultima volta è tempo che poi in qualche modo deve interpretare. In questo caso, poi lo faccio vedere, il JSON che esce da qua viene mandato a un server dove c'è un'applicazione Node.js, perché immaginate che per me tutti conoscessero JavaScript e veniva bene per fare un meno. E questa si prende il JSON, lo guarda, ci fa dei ragionamenti sopra, sceglie qual è l'anno, capisce, stima qual è l'anno a cui facciamo riferimento e risponde che quell'anno il campionato l'ha vinto. Nel caso di un chatbot testuale come questo, perché qui vi farò vedere proprio il testo, non la parte vocale, l'architettura è leggermente, non so neanche se è più semplice o più complessa, per certi versi è più semplice e per altri più complicata. Allora, è più complicata all'inizio perché in realtà si passa attraverso spesso e volentieri una chat, spesso e volentieri un app per telefono, che può essere messa in giro,
poi danno la loro API e bisogna ricevere i dati nel formato della loro API, dove ci fanno le chiamate, e poi dobbiamo fare delle chiamate di ritorno a loro nel formato che vuole. Se invece stiamo uscendo verso una pagina web, praticamente una pagina web l'abbiamo programmata noi, per cui ci manda dire, ci fa direttamente una posta di HTTP al nostro server e noi rispondiamo. Questo può essere Dialogflow, uno di quei sistemi FlowXO che abbiamo visto prima, qualsiasi cosa, questa parte. Allora, se non ricordo male, questa potrebbe essere la demo, ma prima di una cosa, forse filosofica, nel senso che quando si fa il test, anche pratica, quando si fa il test di un chatbot e anche quando lo si programma, ci sono due tipi di software che stiamo usando. Uno è quello che qualcuno ha iniziato a chiamare software 1.0, che è quello che conosciamo benissimo, si scrive in Python, in JavaScript, in Ruby, in C, in Java, eccetera, ed è questo. I programmi, quelli che siamo in grado di scrivere con precisione, anche se poi ci mettiamo bug e tutto quanto, ma comunque ce li abbiamo in testa e li scriviamo. Poi dopo ci sono tutta una serie di programmi che invece non siamo per nulla in grado di scrivere, impazziremmo se lo dovessimo fare, tra cui spesso e volentieri anche i chatbot, quelli complicati, non quelli ad albero, quei pulsanti che conoscete. Solo che in tutto questo insieme, detto che sia più grande, ma comunque in tutti questi insiemi di programmi complessi ce ne sono alcuni di cui siamo invece in grado di trovare con facilità i dati, cioè siamo in grado di produrre una quantità enorme di dati e di etichettarli, e in quel caso c'è tutta una serie di algoritmi quelli del machine learning degli ultimi anni che sono in grado di in pratica generare da soli un programma che dato quei e partendo da quei dati arriva le risposte che ci attendiamo. Non necessariamente la risposta precisa, magari l'approssimazione, ma certo. E questo è quello che è, diciamo, il software 2.0. I chatbot sono, come tante altre cose, a cavallo di questo, perché ci sono delle componenti precise, tipo anche quelle che facciamo, non so, gli unit test, in JavaScript, e quello sappiamo precisamente come farlo, il programma che si legge in Jackson, trova l'anno e mi risponde chi ha vinto in quell'anno il campionato, è preciso, ma tutta la parte che c'è dentro da loro, che volendo la sarei potuta costruire anche usando degli strumenti di NLU tipo Rasa o altri, quello invece è qua, e lì abbiamo bisogno di dati, dati, dati. Ora, vediamo. Questo è quello che succede a proposito di non ci dà sempre la risposta che ci attendiamo. Allora, una domanda rapida, scusi Paolo, ma per la tua esperienza è più diffuso un chatbot con un'intelligenza artificiale dietro? O è più diffuso un chatbot, quindi una rete neurale che impara da se stesso, è più diffuso un chatbot con delle domande ben precise e risposte già schedulate, già impostate? Allora, non lo so di preciso, ma se dovessi scommettere anche qualcosa di importante, direi che sono più diffusi i chatbot semplici, perché come tutto, non solo nel campo di informatica, più è semplice più si fa, più è diffuso. Di conseguenza ci sono tanti chatbot che sono praticamente ci sono comunque anche dei vantaggi proprio in termini di usabilità, perché l'utente così equilibrato sta nei confini, mi piace, è provato che comunque è un tipo di interazione che piace e non può divagare, comunque non è portato a divagare. Spesso, cioè, quando stiamo facendo il chatbot con i pulsanti dentro Messenger o Telegram, comunque il chatbot si può scrivere tutto quello che si vuole. Però se iniziamo a vedere delle risposte già pronte con dei pulsanti, anche solo per risparmiare il nostro tempo di persona,
se invece il chatbot dà molta libertà, deve anche essere pronto a, a gestire questa libertà, perché spesso e volentieri appunto vanno risposte, cioè, testi di tutto il mondo, ma anche risposte che magari lo sviluppatore si aspetta che siano due parole sulla stessa riga e arrivano in tempi diversi, su quattro linee diverse. Ah no, mi sono sbagliato intendendo che quello. Perfetto, grazie, scusami, puoi continuare, grazie, scusami. Allora, prima i test, diciamo quelli semplici che conosciamo tutti, questi sono gli unit test, questa è un'applicazione Node.js che sta girando sul mio server, quindi i pezzi che si vedranno live sono sul server, però i test li faccio girare con il caso. Se ti chiedo di ingrandire il carattere, è troppo brutto. Ce la posso fare. Posso ingrandirlo ancora? Aumenta di uno. Non so quale possibilità. Sì, va bene, perfetto. Va bene così. Va bene? Sì, sì. Allora. I test sono nella direttiva del test. Ok, non lo dice. Ha barato, non c'è dentro nulla. Però in realtà qualcosa c'è. Queste sono le API, cioè sono i JSON che mi manda Dialogflow quando fa le chiamate al mio backend. Non è l'intero JSON perché ci sono delle parti che sono inutili, quindi ho semplicemente passato, non mi interessa. Però quando gli scrivo chi ha vinto la Serie A nel 2011, effettivamente Dialogflow, per come l'ha addestrato, mi manda questo JSON con il result, con il test che mi ha messo. Un action, lui ha detto, stai cercando il vincitore, che è una cosa che avevo definito dentro Dialogflow, con questi parametri, che sono le parole, quelle che erano colorate nell'esempio, quindi lui ha riconosciuto campionato come competizione, che non è Serie A, ma è sinonimo, e gli avevo detto che quell'entità era l'entità campionato. Questo è l'anno, che come vi avevo promesso ho tirato fuori il intero, e qui non c'era niente sul, diciamo, come fuzzy time, l'ho chiamata, ma per esempio in questa altra frase, chi ha vinto il campionato l'ultima volta, qui c'era l'ultima volta, e poi io devo dire. Tra l'altro nel backend mi devo tenere traccia anche della volta prima, perché se mi hai chiesto il 2011, cioè se l'ultima volta, se siamo nel 2019, l'ultima volta è il 2018. E qui ci sono tutti i test soliti e poi dopo le chiamate, le Sky Expect con tutte le chiamate alla mia funzione che va. Questi sono test normali, non ci perderei tantissimo tempo. Ci sono i test dei casi speciali, quando non è stato assegnato, quando non è stato giocato, eccetera. E qui anche i test di quando converto l'ultima volta nell'anno, due anni fa, quest'anno, l'anno scorso, eccetera. Ci sono, così mi sono i test normali e funziona già questa cosa. Niente di particolare. Però, più interessante, invece, questa è portata, devo ingrandire un attimo. Allora, c'è probabilmente non è l'unico, ma comunque tra quelli che conosco c'è questo framework che si chiama Kotlin, che fa rima con Selenium, che probabilmente vi dice qualcosa, e questo serve per automatizzare i, diciamo, degli integration test, ovvero
si collega al mio chatbot. Quindi adesso sta parlando con un server, non con questa macchina, questa sta solo parlando. Scegliete un anno. 1996. Chi ha vinto il campionato nel 1996? Ha vinto lei? Non lo so. No. L'anno prima non è questo, c'era stato una era il periodo in cui si alternavano un po' Milano e Juventus. E adesso la serie prova perché c'è già una prova e una prova e me la serve. Allora questo file è fatto così. Questo io ne posso fare il replay dentro Bottom che farà, allora, dove vede mi è la domanda mia. Quando vede bot è la risposta che si attende che ci mandi bot. E quindi ci facciamo tutta la conversazione. Scusa, aspetta, se fai domande però parla qua. No, mi ha chiesto cosa voleva dire il default attaccato a bot e io purtroppo non lo so. Non è una definitiva preimpostata. Potrebbe essere, però non lo so di preciso. E quello che so è che questo test difficilmente passerebbe perché il bot ha un random e quindi certe risposte le genera random. Per esempio i saluti, le risposte ai saluti, quando gli si dice ciao, lui risponde con tutta una serie di risposte di cose che possiamo tranquillamente vedere. Rispondo alla presentazione, vado su Dialogflow. Non volevo creare di nuovo, scusate. Pagina, saluti. Questo è un caso di ciao, come va, salve, cioè c'è tutta una serie di risposte che tra cui genera quella no. Quindi questo non andrebbe bene, però per non perdere tempo lo faccio vedere un file già sistemato. C'è questo dove io gli dico la risposta prendila dal file che si chiama Greetings. Il file che si chiama Greetings sta anche lì qua. E ci sono esattamente, in realtà il file non si chiama Greetings, il barato si chiama Greetings Utterances. Perché? Perché è la convenzione di Bottom, ma è anche quella di Dialogflow. Ovvero, da Dialogflow, mi sono scaricato con questo comando, mi sono, prima di venire qui, mi sono scaricato tutte le definizioni che avevo fatto in Dialogflow. E così ce le ho qua. Ce le ho. Di realtà in questa e qui c'è tutto, tra cui la cosa che poi dopo andremo a usare, questa, faccio vedere. Di stop in cui mi dice io come frase di stop dell'assistente. Quelle dette dalla persona le vai a prendere il file che si chiama stop input, quelle dette dal bot le vai a prendere il stop output, e sono qua. Le parole di stop sono addio, stop, basta, va bene così. Quelle le ho programmate io dentro la lezione.
quelle di output sono stato un piacere, sempre a disposizione, e anche queste di ora. Scusi, quindi una qualsiasi combinazione di quelli input e output sono corretti. Sono corretti. Ora, per fare girare questo, io visto che le avevo messe nella directory che si chiama Chianito, poi ho fatto un symbolic link dentro la directory dei test perché si legge. E comunque i test li lancio così. Mi dico che la delle conversazioni, questo è il mio combos, se devo leggere dalla directory. Ce n'è uno che è passato, che è il prova 1 che vi ho fatto vedere, e poi c'è un altro che è fallito, che mi ha fatto fallire apposta, senza perché devo far vedere che qui sostanzialmente ci si aspettava che io, che in risposta al mio ciao, lui dicesse eccomi, e invece ha detto cosa posso fare per te, che era una delle frasi live, non ho potuto far scendere, proprio perché è un test live fatto con me. Quindi, tutte queste cose è chiaro che me le posso programmare anche con dei test JavaScript fatti normali, per esempio loro potrebbero leggersi questi file, eccetera. Però chi me lo fa fare il lavoro l'hanno fatto con il botto. Dopodiché loro il lavoro non lo fanno del tutto gratis perché quello che vi ho fatto vedere è gratuito. Poi dopo loro hanno un servizio dove si possono fare dei test più evoluti e poi a pagamento, anche in hosting, però quello che avete visto nel terminale adesso è NPM install e questi sono i test unit e diciamo integration che volevo fare vedere. Dopodiché il livello successivo è però comunque non, finora non c'è tantissima fantasia perché sono tutte frasi che ho scritto io e come sapete programmatore può sembrare quanto si vuole, ma la sua fantasia è limitata, comunque una sola persona, anche 2, anche 10, e il mondo fuori molto più grande. Finché siamo con programmi che siano app o desktop o web, dove l'input è limitato perché si clicca o si tocca degli elementi che abbiamo messo di noi, si riescono a fare dei test abbastanza esaustivi. Ma quando l'input è linguaggio naturale, che arriva a qualsiasi parola, in qualsiasi ordine, in qualsiasi sequenza, immaginandosi che l'altra persona, l'interlocutore, in questo caso il bot, sia più intelligente quanto uno qualunque di noi, e diventa un disastro. E come si fa il test di questa situazione? E invece lo faccio spiegare. Allora, nel frattempo che Edoardo ha bisogno di qualche minuto per setupare, se vuoi fare quell'annuncio che mi volevi dire, che mi dicevi prima, cioè che Edoardo ha bisogno di qualche minuto. Allora, io organizzo il meetup dei chatbot e organizzo il meetup chatbot, se siete interessati ai chatbot saremo qui di nuovo con il meetup chatbot in questa sala alla stessa ora alle 19, giovedì 18, 28 no, 28 ci sarà qualcos'altro interessante, ma è una domenica e quindi non venite il 28, 18. Perché non di domenica? Dai, su! Perché qui non trovate nessuno. Se glielo dici ci sono, eh. Allora, un secondo. E se proprio vi è piaciuta la mia faccia, il mio talk, eccetera, domani sono qui di nuovo lo stesso alle 7 di sera per parlare di sviluppo software in ambito GDPR, come cambiano le architetture software. Quindi non solo le cose legali che probabilmente ho sentito più di una volta, ma anche proprio concretamente. C'è comunque un impatto anche a livello. Ma ed è tutta un'altra storia. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Parla con quello. Buongiorno a tutti, sono Edoardo e sono di Acquality.
due parole su cosa facciamo per capire anche perché questo salto. Non vi dico una parola. No, riduci e con a questo, se no vedono anche tutti i partecipanti. Questo è simpaticissimo. Devi andare sulla leconcina a sinistra, a sinistra, a sinistra. Ancora uno? Ancora uno? Bravissimo. Una sola domanda prima di partire, vi ricordo che siete in streaming ovunque, le fotografie le faccio, le pubblico ovunque, se avete difficoltà, non vogliono essere pubblicati, ditemelo che vi cancello delle fotografie che sto facendo stasera. Ha detto la moglie che era dall'amante. Eccolo per lì. Allora, noi cosa facciamo? Facciamo crowd testing, cosa vuol dire? Utilizziamo utenti reali per andare a testare con digitali veri. Quello che vedete lì è un po' il nostro botto. Chi è che trova veramente i bug all'interno di un software? Chi l'ha realizzato in fase di sviluppo tu prima di pubblicarlo o il tuo cliente una volta che l'hai pubblicato, il tuo utente una volta che l'hai pubblicato? Quindi il nostro approccio è cercare di trovare su qualunque prodotto digitale, che sia quindi applicazione, sito, chatbot, altre realtà che stiamo affrontando in video, quali sono gli errori in termini sia funzionali che in termini visuali. Quindi alcune volte sono elementi di pura funzionalità, alcune volte sono elementi di usabilità, prende apposta e con delle persone reali in un contesto reale, quindi lo faccio testare alla persona col proprio cellulare, alla persona col proprio PC, quindi il chatbot lo provo sulla mia macchina, che può essere un Linux super ottimizzato, può essere un Mac standard, può essere una soluzione più una soluzione più particolare, ma in un contesto reale. In questo contesto ci siamo noi, abbiamo parlato di quella che può essere l'intelligenza artificiale per andare a parlare con un chatbot, quale può essere l'intelligenza dello sviluppatore, l'esperienza dello sviluppatore per andare a sviluppare e far testare, crescere e far testare il chatbot. C'è un altro elemento che invece è l'intelligenza collettiva, quella del crowd, quella delle persone reali, per andare a scoprire come possiamo andare a testarlo e migliorarlo. Vi porto un esempio di un caso reale di un cliente vero, non per fare i figli e belli, ma per dirvi che abbiamo testato, funziona, lui ha la possibilità di portarvi qua un test e farvelo vedere che gira. Per me era complesso venire qua con 25 persone, ma gli altri test con 100 persone, e abbiamo optato per una soluzione più discorsiva. Questo è un test reale che ci siamo trovati di fronte. Che problema c'erano? Una serie di problemi sono nati. Parto dal lato in alto a sinistra. Gli argomenti. Io sono sicuro, era la domanda che ci chiedeva l'IT e ci chiedeva gli sviluppatori. Siamo sicuri che abbiamo verificato tutte le possibili domande che possono avere dagli utenti? L'hai visto l'esempio di prima, che è corretto. Una serie di domande molto corrette, però magari mancava quella dimensione un pochino più folcloristica. Se le domande l'avesse fatto la mia ragazza, bravissima, probabilmente avrebbe usato un linguaggio differente, perché ha una diversa coscienza del calcio, probabilmente superiore anche alla mia, tra l'altro, quindi calcio ne so veramente poco. Anche un tema di verifica. Lui ci ha chiesto, ma nel 97 ha vinto davvero la Juventus? Io proprio non sarei stato in grado di verificarlo, avrei dovuto verificare il cartello alla mano ogni volta. C'è un altro elemento che è la comprensione, quella che ha sollecitato prima Paolo, cioè riesco a comprendere correttamente la domanda. Lui ha messo una serie di casi test, in Dialogflow ha impostato, oppure dice c'è una rete neurale che può aiutarmi sulla base di esempio a migliorare questa dimensione. Però è un impegno importante. Dall'altra parte trovate la controparte. Ma la user experience, la UI che gli pongo per rispondere, è corretta per l'utente? L'utente se lo faccio usare i miei suoceri, Alexa, hanno un comportamento totalmente diverso da quello che posso avere io, pur essendo gli utenti assolutamente in target. E lo stile lessicale. Lo stile lessicale, se noi tutti, nella stessa domanda, chi ha vinto il campionato tra l'altra volta, l'altro giorno, l'ultima volta, o il commento che ne segue a chi ha vinto. Esatto, il coro da stadio, ma anche solo provare a chiedere una domanda spontanea, quante altre volte ha vinto? E l'anno successivo? Oppure l'anno precedente, la domanda che mi ha messo prima era l'anno precedente, l'anno successivo era una domanda immediata. O in quel contesto l'altra domanda che verrebbe immediata per qualcuno, chi è il più vincitore? Che magari in italiano, in alcune zone d'Italia, non è una frase che useremo spesso, in altre zone è molto utilizzata. E questi sono un pochettino i pain cui ci siamo rivolte. Annesso a questo c'è un tema che ha sollecitato bene Paolo. Uno delle risorse, bisogna di risorse altamente specializzate, la persona che è in grado di costruire un flusso bene, articolato, in grado di comprendere le casistiche, è una persona con una personalità molto alta, che forse è un po' sprecata nel sollecitarlo, nel costruirsi quei file, nell'andare a lavorare completamente solo su Dialogflow. Il tempo è un'attività onerosa,
adesso non so Paolo quanto abbia impiegato per fare questo test, però comunque è un pochino lassù, un paio d'ore buone ce le avrà investite di più, almeno dico solo per la parte di setup della test. Sì. E solo per la parte di setup, quindi non c'è tutta la parte di progettazione a monte. La classificazione esterna, cioè com'è che vado a dire se il mio chatbot è effettivamente un grado di risposta buono o no? Quando è che dico, ha imparato abbastanza, risponde abbastanza bene? Oltre ad avere una certificazione esterna allo sviluppo. Parlo da sviluppatore, ho fatto un bellissimo lavoro, di cui sono molto soddisfatto, di implementazione di un sistema di pagamento abbastanza articolato, ero contentissimo, l'ho presentato al mio socio. Il mio socio ha visto la schermata e ha fatto un errore di battitura sul bottone. Il bottone non lo vedevo più dopo 3 settimane che ero sopra la schermata, l'errore di battitura c'era. Lo stesso può succedere mentre qui lavoro intensamente su un focus differente, devo avere un elemento terzo che mi dice stai andando bene, stai andando male. E l'altra paura sono i costi nascosti. Praticamente quando faccio parte di questo tipo, magari l'ho fatto in un tempo ragionevole nelle stime, nella mia attività, poi cominciano, guarda, il cliente mi segnala, c'è la frase che non viene mappata, torna su Dialogflow, rimposta, la ritesta, la riverifica, ripubblica. Ma c'è una casistica che non è mappata nel modo corretto. C'è un rework sul chatbot tipicamente molto elevato. So Paolo, su questo punto può anche intervenire. Sì. Puoi usare il puntatore se vuoi, c'hai il telecomandino, basta che si metta USB che hai dato. Sai che col Mac io ho sempre delle paure sulla... Non prende fuoco, va pure sul mio. Scusate, non ci siamo coordinati. No, cioè, lui ve l'ha detto, solo che io ero malfidente, devo essere sincero. Ma non di... Ah, ero un cliente del mio Mac, oltre ad aver perso un mouse in giro con me. Sì, non lo vedo più. Santi mio. Direi che lo togliamo così. Troppo hai tolto. L'ho tolto, ho esagerato. Era per dare un po' di brivo alla cosa. È tornato. Anche il mouse. Usiamo anche un mouse. Ma X è lì. Direi che andiamo alla vecchia. Direi che non ti muori. Allora, questo qua è uno step in più del caso precedente, sono coinvolti su più progetti, questo è un altro caso. Ci ha contattato il reparto marketing dicendo guardate, mi ha fatto il chatbot, dei tier sono delle persone strascafate, siamo sicurissimi, però prima di andare là con tutti gli utenti vorremmo avere qualche verifica in più, qualche garanzia in più. Quindi sostanzialmente ci ha detto il reparto marketing, va bene il chatbot, io ho fiducia nei miei sviluppatori, però il mio target è molto particolare. Quindi voglio trovare delle tipologie che siano dell'utente attivi, che facciano tante domande e che siano dell'utente una tipologia che sia credibile, cioè che arrivi effettivamente sul mio orizzonte, sulla mia piattaforma. Quindi abbiamo dovuto creare un cluster di età, istruzione demografica, competenza tecnologica e anche reddito per andare a indirizzare le loro esigenze. Cosa vuol dire? Le domande che posso fare io, magari, come era un contesto bancario, non investitore solo di un certo tipo, un investitore più scafato, con un'età diversa, fa altre domande perché è consapevole in un contesto differente. E quindi abbiamo identificato 75 tester suddivisi per questi parametri che hanno fatto effettivamente le domande. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo diviso l'attività in 2 fasi. Una prima fase per validare l'MVP, struttura base, c'era poca interfaccia, c'erano 2 contesti, c'era una serie di domande e capiamo se funziona, cioè se una persona in quel target lo usa e come lo potrebbe utilizzare. Seconda battuta, validare le risposte. Le risposte che mi dicono sono congruenti alle domande che ti sto facendo, quindi l'hai interpretata bene e mi ha dato una risposta apposta, posta nel modo corretto rispetto anche al tono in cui te l'ho posta io. Chi ha vinto il campionato? Risposta secca. Qual è lo stato del mio conto corrente? È diverso a dire quanti soldi ho in banca. Rispondono, mi aspetto 2 risposte in toni diversi. E questo va. È andato a finire anche la dimensione di identificare se ci sono feature aggiuntive. La prima campagna l'abbiamo fatta in 3 giorni con circa 30 test, in realtà qualcuno in più. Abbiamo fatto una seconda fase dove abbiamo stressato molto le forme lessicali per capire le trova tutte, le trova bene, quante ce ne sono, quante vanno aggiunte. Poi i test sono diventati 60 per un totale di simpatico 90 persone. La durata è sempre stata 3 giorni. Perché 3 giorni? Perché sono sufficienti, io chiedo a una persona retribuita di fare, rispetto a determinati argomenti, un certo numero di domande e tutte le declinazioni che possono avere quella domanda. Lo faccio per tutti i diversi domande. Io prendo Paolo e gli dico, ma se tu devi chiedere alla tua banca
qual è il tuo saldo, qual è il tuo estratto conto, in quanti modi diversi glielo chiederesti. E quello che fa Paolo è dire, ok, benissimo, queste sono le 10 domande che gli farei e me le mette sulla nostra piattaforma in un formato per noi comodo attraverso un po' specifico. Poi dico, dimmi cosa ti ha risposto il Giappo, e mi mette le sue risposte, dimmi se quelle risposte sono state, secondo te, efficaci o a tono. Scusa Edoardo, una domanda, perdonami, da quello che ho capito tu stai parlando di chatbot che sono vocali, diciamo così. Vocali o testuali, in questo caso per noi è indifferente, non essendoci una dimensione tecnologica, essendoci una persona davanti, diventa trasparente questa dimensione. Il vocale prevede, scusami un secondo, che le persone siano dotate dello strumento corretto, nel senso che il chatbot vocale deve avere anche uno smart speaker o la soluzione. Nel caso di chatbot vocali, avete mai provato a fare con tester di diverse regioni d'Italia? Ti faccio l'esempio banale, perché in Puglia, sebbene parliamo italiano, l'ordine delle parole e di tutta la struttura della frase può essere non compresa da uno del nord, per cui avete provato a differenziare anche in questa maniera? Sì, era uno dei requisiti che avevamo qua, e in uno degli altri casi vi faccio vedere. Ti racconto una cosa divertente, perché a me ha fatto morire da ridere. Tra le serie domande e le serie risposte che c'erano possibili in questo dialogo col bot, chiedeva una serie di informazioni, chiedeva la risposta e attendeva, cioè, per dire, per calarlo nel suo contesto, dire ok, chi è che ha vinto il campionato? Il bot rispondeva, la persona dicevo ok, grazie, facciamo un'altra domanda, c'è altro che vuoi chiedermi? C'è altro che vuoi chiedermi prima di chiudere la comunicazione? Una serie di domande, ma più di uno, avendo avuto una risposta non positiva, vi salto la parte più colorita che ovviamente ce l'hanno raccontata by the way ma non è rientrata nel test, sì, buonasera, risposta del chat, buongiorno, guarda che è mattina, cosa vuoi fare? O altri casi dove in un altro contesto, sempre la stessa persona che aveva in questa testa ci aveva preso gusto su sto buonasera per dire non hai capito nulla, ha avuto risposte ancora più gradevoli del tipo buonanotte, sogni d'oro, cose di questo tipo, a seconda della fantasia dello sviluppatore. Però ci sono questi problemi, questo è un caso, se volete, ridicolo, poco guazzante. Però vediamo che ci sono tipi di risposta diversa e l'idea di lavorare in target, anche perché se penso, cioè, come parla mio nonno, persona di buona cultura, milanese doc, è abbastanza diverso rispetto a come parla magari una persona della stessa età, ma cremonese, come ci sta arrivando adesso, proprio anche come costruzione. Ultima domanda e poi ti lascio proseguire perché sai che sono un disturbatore nato. Ma io prezzo. Nella parte delle chat testuali, quante volte un tester si è divertito a sperimentare qual è la risposta di fronte a parole creative, magari insulti o magari inattese? Per un test non questo ci è stato chiesto, nel senso che temevano, volevano capire il grado di reazione. Normalmente i nostri tester, essendo professionisti, non sollecitano quella direzione. In un test sono proprio chiesto, dite ai vostri tester di stressare l'applicazione anche in maniera colorita per essere sicuri di tracciare, perché quel tester, quella particolare interazione riprendeva una parte del testo. Cioè, l'utente diceva ciao, come è andata la tua giornata, il chat diceva scusami, non ho capito cosa intendi con come è andata la tua giornata, dovendo riprodurre la loro preoccupazione, a dire non vorremmo trovarci su YouTube milioni di screenshot o audio dove la nostra applicazione dice le peggio cose, stralciando il contenuto che inserisce. Qui c'è anche se sollecitato, devo dire che la fantasia è alta. Ci sono stati molti con una dimensione garbata, nel senso che non hanno sforato i limiti della decenza, però ci hanno segnalato, lì era proprio committati a fare quel tipo di sollecitazione, fanno guarda, questa categoria di eloquio viene intercettata, quest'altra categoria meno. Però essendo professionisti di base sui test normali non lo fanno. Giusto per andare a chiudere quel caso precedente, cos'è che abbiamo riscontrato con quel test? Beh, innanzitutto un 70% più delle domande, cioè rispetto a quello che era casistica mappata da marketing e da sviluppo, c'erano almeno altre un 70% in più, quindi di una domanda almeno altre, di 10 domande almeno altre 7 sullo stesso argomento che erano interessanti,
cioè sarebbero stati modi diversi di porre la domanda da parte dei tester, che non era dei tester, dall'utente reale, che non sarebbe stato tracciato. 13, nuovi processi di business che per loro era interessante andare a identificare. Rispondo a 5, però su quelle 5 domande mi veniva automatico di darvi anche qualcosa in più, di argomenti limitrofi a quelli che trattavo. Sono stati identificati diversi bug logici rispetto a come veniva la risposta, rispetto alla domanda interpretata correttamente, ma la sequenzialità delle risposte non era congruente. Da lì poi è partita anche una dimensione di revisione di UI, dettaglio sui servizi che servivano ad avere più aspetti di pulizia. Nella seconda fase, dove l'abbiamo sollecitato con 60 persone, abbiamo ottenuto circa 8.000 interazioni in 3 giorni, che è un buon record. Quindi vuol dire più di 5.000 delle interazioni che abbiamo identificato sono state integrate come utili e di valore, sono state portate all'interno, e 70 revisioni per ogni domanda circa. Questo è il grado, giusto per capire cos'è l'effetto di 3 giorni, in questo caso possiamo dire 6, 3 e 3 giorni. Cioè la stessa domanda è stata fatta in 70 modi differenti? Eh sì, se per conto, meno male, abbiamo coinvolto tra i 30, in questo caso 60 test, a ogni test è stato chiesto almeno 10 diverse formulazioni, vuol dire che il numero che è uscito è grande, con una certa sovrapposizione, però 70 modi sono diventati. Questo ci porta a farvi vedere un altro paio di esempi, un esempio puramente bancario, dove sono stati identificati rispetto a un chatbot che informava sulla condizione del proprio conto alcune informazioni importanti come risposte imprecise, mancanza di informazioni su elementi importanti, carta e servizio, distinzione da carta di credito, distinzione da carta di debito, distinzione su cosa sono i costi della carta, cosa sono i massimali sulla carta, ci si era basati su quella che è la funzionalità standard, dimmi qual è il saldo, o dimmi se attiva o se non attiva, piuttosto che blocca la carta. I servizi erano disponibili, sono partiti i servizi base e è emersa una priorità su quali servizi andare a integrare prima. Alcuni problemi di lingua, nel senso, alcuni contesti, il fatto di essere bilingue, monolingue o bilingue, help, aiuto, è una cosa che è venuta automatica a tanti test. Quindi, al di là di chiedere una nuova versione, anche gli inglesismi o i neologismi essere integrati in un contesto non bancario. C'è stata data anche una valutazione, se vado un pochino più veloce anche per non tediarvi troppo, volevo farvi vedere quest'altro esempio, che era un esempio sui ristoranti. C'è un'applicazione di prenotazione e gestione di ristoranti. Ci sono stati diversi spunti, anche molto ragionevoli, non so, magari questo qua ti consentiva di prenotare un ristorante che conoscevi. Un primo spunto che è nato è: non solo voglio sapere magari quel ristorante, se lo posso prenotare o non lo posso prenotare, ma voglio sapere quali ci sono, quali ristoranti secondo una particolare tipologia di cucina, il vegano, il celiaco, una dieta particolare. Chiarire la logica con cui venissero presentati i risultati. Chiedo, voglio un ristorante a Milano vicino all'indirizzo dove siamo adesso. Qual è la logica con cui mi vengono esposti i risultati? Per molti test era importante saperlo. O proporgli un ordine. Dammi ristoranti economici vicino a dove sono, dammi ristoranti lussuosi, ci devo uscire con la ragazza, ci devo mangiare una pizza di corso dopo l'oracolo del test, il budget che metto a disposizione è differente, anche il calume di candela. Adesso Paolo, sono persone tutte carissime, ma però la lume di candela non ci scenderei, mi sono due fendite, non sono neanche voi. A meno che non vada via la luce. Perfetto. Poi la questione di il fatto che non effettuasse ricerche fuori d'Italia, usando un pannello più grande di tester, quindi c'erano anche regioni tipo lì Venezia Giulia, c'erano persone di Trieste, c'erano persone di Novi Ligure, persone di Trento, chiedevano anche zone raggiungibili ma appena fuori dai confini nazionali. Legittimo, non legittimo, out of scope, serve una risposta corretta, una risposta che indichi correttamente se è raggiungibile o meno. Prego. Come si dice, per troppo semplice come funziona l'elenco? Allora, la domanda è che è arrivata è, c'è una nota a lato, nella okay, mano destra. In genere si cerca la semplicità, invece in questo caso serve una base di... Ci sono delle volte dove la risposta secca è un po' troppo ridotta, nel senso, nel caso specifico voglio un ristorante vicino a Milano, c'è il McDonald's, cioè, voglio un ristorante in questa zona, c'è il McDonald's a 300 metri, McDonald's lo conosco in via chiara, c'è pizza
pizzeria da Nandino o da Nandino e basta, il nome dell'esercizio commerciale, in alcuni casi sono sì, ok, ma non mi dai nessuna informazione, dici che c'è un posto, l'informazione che mi dai è troppo poca. Ah. Oppure mi dai un'informazione troppo anche puntuale, immediata, ma se non è qualcosa che riesco a associarlo, voglio avere qualche informazione in più. Dimmi per esempio quanti tavoli ha, quanti posti ha, così so ricostruire se è un posto piccolo, se è un posto grande, cose di questo tipo. E quindi sono arrivate tutta una serie di proposte aggiuntive. Questo tipo di serie di cose mi dà due possibilità, cioè di avere più argomenti, di aumentare il livello di competenza del chatbot e avere anche un primo polso di come viene recepito da un target analogo a quello che è, che andrò a utilizzare. Quindi se volete ha un po' una doppia funzione, sia di testing della soluzione, sia di sollecito, di apprendimento, di istruzione del chatbot. E questa è l'idea. Il nostro lavoro grande alla fine è andare a sollecitare in modo importante il fatto di avere una serie di feedback da persona reale, un'intelligenza collettiva fresca e in target e renderlo fruibile da chi lo sviluppa effettivamente. Con i tempi mi sembra comodo, non posso aspettare 10 giorni per avere una risposta di questo tipo. Lo sto facendo, ridurre il più possibile. Se mettete insieme le due soluzioni, i testi che lui ha impostato all'interno del Botman, Paolo ha impostato all'interno di Botman, se li estraessi direttamente dal nostro Excel, per esempio, dalla nostra piattaforma, quindi o un VRS o un Excel per semplificare al mondo, in un CSV, potrebbe già partire una batteria di test che sarebbe già 300 volte più grande. Sollecitando due cose, quindi gli diamo una base di conoscenza che lui può prisfruttare per targetizzare il suo strumento e quindi fa diciamo, da boost alla sua soluzione. Adesso vediamo in sintesi cos'è che abbiamo imparato da questa esperienza, sia con la banca su cui sono concentrato di più, sia sull'altra realtà di cui ho parlato, che il mercato bancario è molto maturo, quindi ho delle persone nel contesto bancario che usa un chatbot in una banca, comunque un cliente che non è il cliente dello sportello, è una persona che ha esperienza, che sa cosa vuole chiedere, che cerca un dettaglio importante, cosa che per esempio abbiamo visto paradossalmente di meno sulla parte del food, dove la richiesta era più in un intorno, più informazione al corollario, mentre sul mercato bancario delle richieste molto specifiche. Che la parte, le interazioni da analizzare, che sono state come vedete abbastanza importanti, e come queste poi vengono processate una parte di sviluppo, sposta l'orizzonte molto sullo sviluppo. Abbiamo ricevuto 80.000 segnalazioni raccolte sostanzialmente in 4 giorni, ripulite e inviate, lo sviluppo per prenderle e andarle a gestire e metterle a far crescere il suo chatbot ci ha messo 20 giorni, che è stato anche veloce, cioè non è una critica allo sviluppo, anzi, però è fare una proporzione sui tempi. Questo vuol dire che quei 20 giorni sono stati gestiti prima della rilascio, quei 20 giorni ci sarebbero stati comunque, ma post rilascio, perché quelle domande sono verrebbero uscite comunque. Una cosa è che l'integrazione del processo di sviluppo e del prodotto è una soluzione che si può fare, perché di fatto andiamo a fare il boost di quel lavoro con autonomia, lo sviluppatore cerca già di farsi il test del suo codice. E i feedback qualitativi sono molto importanti, perché sono anche recepibili in fase di sviluppo per orientare il tipo di risposta che si può avere. Questa è un po' la nostra esperienza nel testing dei chatbot, con una discreta soddisfazione, nel senso il nostro cliente è rimasto molto soddisfatto, noi siamo rimasti molto contenti, i nostri tester ci chiedono ancora, fate ancora test di chatbot, adesso ci segnalano prontamente se hanno acquistato un nuovo smart speaker piuttosto che un'altra realtà, e qualcuno ci ha anche suggerito dei competitor rispetto all'applicazione che stavano testando, fatelo fare anche a loro che lo uso, quel servizio non funziona bene il chatbot, e ci ha dato un po' di brio. Sì, passo il telefono per favore, grazie. Vai. Dico una cosa a quello che stava dicendo. Allora, lo sviluppo di un chatbot in realtà scusami. È un processo circolare, nel senso che si sviluppa, si testa, alle volte proprio col pubblico, e poi si continua a sviluppare e ritestare. Cioè, a differenza di molti altri tipi di software,
letteralmente non finisce mai, e quando si va in produzione si è, che ne so, al 20% dello sviluppo. E, ma nel senso, prima di arrivare a prodotto finito, ad esempio quando si fa un'app per telefono, che so, andiamo in produzione, siamo a metà o anche più avanti, e poi aggiustiamo delle cose. Con il chatbot non c'è verso, si deve partire a un certo punto e poi gran casino e bisogna fare. Con il crowd testing si riduce il casino, perché comunque si fa un test molto più grosso prima e poi dopo bisogna andare avanti a iterare sviluppando, perché comunque poi dopo il pubblico ha ancora più fantasia rispetto ai tester. Però insomma. Sì, sì, quello che c'è assolutamente mi trova allineatissimo, anche dentro che arriva la nostra cliente, cioè è un processo interattivo, anche perché banalmente ci sono degli elementi che intervengono nuovi nel linguaggio, nel modo di porsi, nel modo di relazionarsi con questi oggetti. Nel senso, una cosa che leggevo una statistica di Alexa in Italia, guardando le statistiche, nel primo mese e mezzo di pubblicazione in alcune regioni in particolare, non so più se il 55 o il 65% la chiamava Alexia, perché Alexa è un nome che per un italiano non si basa su niente di noto sostanzialmente, per cui per approssimazione Alexia, al di là di questo fatto, però ci sono delle approssimazioni, degli apprendimenti che la persona fa nel modo in cui relazionarsi col chatbot, però solamente più uso Alexa o Google Home, più divento abituato a interagire col suo linguaggio. E più cambia magari il grado di profondità con cui vado nelle sue domande. Becco subito la prima domanda, comincio a sollecitare il secondo livello, in modo più importante, il terzo livello, il quarto livello e così via. Questo è iterativo e continuo. Come sempre sai che sono piuttosto rognoso e devo fare 100.000 domande. Allora, due domande per te. La prima, nella fase seconda del progetto, sì, in cui avete preso, avete esteso la platea di test. Sono stati altri tester o sempre gli stessi? La domanda te la faccio per questo ragionamento. Nel momento in cui io ho imparato, ho capito come sta funzionando un po' il chatbot, magari le domande che mi vengono in mente sono più o meno le stesse, quindi magari posso dare un valore poco aggiuntivo, un miglioramento rispetto a prima. Quindi, allora, su questo caso secondo me erano completamente diverse, se ricordo bene. Però ti dico, l'esperienza che abbiamo fatto poco dopo con un tester che ha coinvolto prima 50 e poi 150 tester. In quel caso abbiamo usato una politica di un 15% di vecchi tester, per una motivazione. I tester nuovi danno un vantaggio, perché sono, non arrivano con un preconcetto, non sanno che quella cosa non funzionava e la sollecitano. Evitiamo il grado di dire sono soddisfatto perché la segnalazione che ti ho fatto la vedo implementata, o viceversa sono incattivito perché non hai integrato la mia formulazione, perché non era proprio diffuso. Ma teniamo una quota parte tra il 15 e il 20% per fare misurare quanto è migliorato. Nel senso, quel 20% la prima volta me l'ha valutato 5, la seconda volta quanto me l'ha valutato? Così c'è una non regression sostanzialmente, perché se fosse un caso eclatante nel test si sono persi qualcosa inserendolo le domande, abbiamo tolto una funzione da precedente, abbiamo qualcuno che comunque la può verificare. E poi vediamo anche il grado di apprezzamento, perché magari ha solo ampliato l'elenco delle domande ma non ha migliorato la qualità con cui risponde a quelle domande, e questo ci consente di bilanciare un po' le due cose. La politica che utilizziamo adesso tipicamente è tra il 15 e il 20% a seconda del contesto. Poi dipende anche dalla tipologia di chatbot di cui si andava a parlare. Seconda domanda, sta capitando, aspetta, mi alzo che magari la gente non si addormenta. Ho visto il caso Buddy Bank. Buddy Bank è una banca molto particolare che ha deciso volutamente di avere un chat che non è un chatbot, è un operatore disponibile H24 per migliorare la fidelizzazione del cliente, perché sa che dietro c'è un essere umano che ti risponde. Per la vostra visibilità, sia tua che di Edoardo, sia tua Paolo che di Edoardo, qual è il risparmio di avere il costo di avere un chatbot piuttosto che avere una persona H24 disponibile? Allora
panico, bevo il panico. Allora, è un po' difficile da quantificare così, però mi ricordo che uno speaker, ma non mi ricordo chi, però uno speaker al meetup chatbot mi aveva detto, cioè aveva detto durante, proprio lì, davanti a questo schermo, che circa l'80% delle domande fatte a un call center erano alla portata del chatbot. Okay. E solo il 20% necessitava proprio di una persona. Ovviamente questo perché la maggior parte delle domande sono semplici, sono sempre le stesse cose e così via. Però quelle proprio critiche mi immagino che siano invece quelle che hanno bisogno di una persona dietro, cioè proprio le emergenze, le cose che non... insomma. Io avevo un dato analogo da uno speech sentito a Londra ancora 6-8 mesi fa, quindi non so se può essere cambiato, e le cose che dicevano che tra il 70% e l'80%, questo era una grossa catena di supermercati che nel suo sito l'ha integrato, il chatbot uno dei primi, e diceva che tra il 70 e l'80% sono domande alla portata del chatbot. La scelta che loro hanno fatto è dire: io in prima battuta faccio rispondere al chatbot. E in maniera totalmente trasparente all'utente, se il chatbot fallisce oltre un certo livello, faccio intervenire il mio operatore sostanzialmente. E cioè, il vantaggio grosso dal loro punto di vista è che hanno ridotto sensibilmente il numero di operatori, perché attivi soprattutto negli orari critici ne hanno un numero inferiore, con un'enorme soddisfazione degli operatori presenti, perché sono di fronte a delle domande a cui devono dare una risposta, per cui sono challenging, o challenging o perlomeno non stupide, non guardi che sulle fax c'è scritto, guardi che per fare il reso deve legarsi, deve avere lo scontrino. No signora, se lo scontrino è danneggiato non può fare il reso, cose di questo tipo. Scusa, ma se ho capito bene, hai detto che un supermercato ha implementato un chatbot. Sì. Che cosa gli serve un chatbot a un supermercato? Assistenza clienti. Tutta la parte di assistenza clienti, loro hanno parte di, sono catena inglese, hanno una parte di, se non mi ricordo il nome della catena, però hanno sia una parte di vendita online che una parte di vendita in negozio, e hanno quel punto di riferimento, non hanno come nostre le casse, le casse automatiche, per cui l'utente che si trova in difficoltà ha una schermata a cui può rivolgersi e interagire in maniera remota con l'operatore. Quindi l'operatore non scrive in chat dicendo di quanto costa l'insalata stamattina. No, non è quel grado lì, cioè okay. Risponde all'emergenza o al caso che ti dicevo. Io ci avevo parlato in particolare dei casi di reso, dei casi di sistema non conforme, per cui non so, ho comprato il latte ma mi sono accorto arrivato a casa che era scaduto, c'era latte nello scaffale, cosa faccio? Cose di questo tipo. Perfetto, grazie mille. Anche se devo dire la verità che chiamare l'operatore alle 3 di notte e chiedergli scusi, ma è sveglio? Ah, non so perché, sì, sono io che l'ho fatto, un esperimento da universitario, sono ingegnere, giustamente non ero sicuro che la team fosse aperta H24 alle 3 di notte, ho fatto la sperimentazione, perché da tester, all'epoca ero già tester, non sapevo di esserlo. E quindi ha bucato la macchina 2 minuti dopo per le mani dall'operatore. È venuto a inseguirmi a cercarmi. Ha bucato le gomme alla seconda. Avete domande? Qualcuno ha... Aspetta, passo il telefono. Ah, sì, passi le poi, grazie Paolo. Premi sempre tocca per parlare. Sì. Allora, io quello che ho percepito è che questo tipo di test, rispetto ai test consueti degli sviluppatori, sono forse meno deterministici, perché comunque, come evidenziava il relatore precedente, magari si cerca di raggiungere un livello qualitativo che a volte rispetto ad altri tipi di applicazione oppure di performance attese e può essere molto inferiore, si parlava del 20%, si va in produzione con il 20% di funzionalità. Beh, diciamo, se ho capito bene. Allora, in realtà ancora non si sa che è il 20%, però poi ci si lavora così tanto per riuscire a rispondere a tutte le domande impreviste che hanno fatto le persone che si deve andare avanti ancora parecchio a... Sì, sì, no, sicuramente. E di fatto una stima che mi aveva fatto un relatore del Meetup Chatbot era proprio che
aveva la sensazione che era tipo a un quinto o un quarto del lavoro quando rilasciava. Ok, ok. E poi doveva lavorarci ancora. Credo rispetto a un'applicazione normale, voglio dire, sono percentuali molto diverse, almeno dal punto di vista della funzionalità, perché io credo che qui si tratti proprio di efficacia della risposta data dal sistema. Cioè, nel caso che il sistema che risponde in un quarto delle domande in maniera coerente è considerato un sistema sul quale si possa lavorare, se ho interpretato bene la spiegazione. Sì, è un sistema su cui si può iniziare a lavorare e anche si deve, perché se no non si scopriranno mai quali sono tutte le altre domande a cui non si è ancora in grado di rispondere. No, certo. No, volevo solo evidenziare questa differenza rispetto a che magari un quesito che hanno gli sviluppatori abituati a test magari molto più deterministici. E proprio in questo caso voglio dire, i test quindi come vengono poi perfezionati? Cioè ci si aspetta il 100% di test che passino, oppure si fa una valutazione ponderale? Questo voglio capire, cioè il tipo di... come si decide che sono passati i test? Tutto verde oppure l'80% va bene? Allora, grazie. Due elementi, sì, questo tipo di test è meno deterministico ed è proprio la dimensione su cui si vuole andare a lavorare, è un po' più facile se vogliamo. Esatto, sì. C'è una cosa che secondo me pone l'accento in modo diverso rispetto a... è vero che qua magari andiamo col 25% del potenziale della possibilità di successo, il confrontato ad un'applicazione normale è bassissimo, però non ho un impatto così tragico, perché da ingegnere in America io ho una schermata con 10 bottoni, dire che me ne funziona il 20% vuol dire che me ne funzionano 2, gli 8 non funzionano. Però se di quegli 8 non funzionano, l'utente clicca e non succede niente, l'utente firma. Nel caso del chatbot faccio 10 domande, a 2 non ha risposto, ho dall'altra parte una persona che può riformularla in un modo che lui la capisca. Ok? Allora, se io dico Alexa, metti su Michael Jackson, Alexa mi dice non ho capito, io posso dire Alexa, riproduci la canzone di Michael Jackson. Se sono di fronte all'interfaccia il bottone non funziona, difficilmente ho delle strade alternative per andare a fare lo stesso sistema. Quindi ha un'interfaccia che mi consente di interagire di più. Però quindi questa è una cosa integrata nell'interfaccia che cerca appunto di recuperare. Sì, ma anche nella persona, è la persona in realtà. Non so se hai avuto un'esperienza con Alexa o con... istintivamente non mi risponde, prova a dirtela in un modo chiaro, è l'equivalente del bottone, la macchinetta non funziona il bottone, prima tattica pigio più forte, seconda tattica una bella manata al lato della macchinetta, sono tutti degli sistemi che metto in confronto, la macchinetta del caffè non reagisce a questi stimoli, qualche vecchia televisione la pedata sì, rispondeva, però sostanzialmente non reagisce. La piattaforma di un chatbot, comunque avendo una strada, sono io utente che non ho la strada, non ho identificato la frase corretta per interagire, quindi provo a riformularla nel 90% dei casi. Sai che al secondo tentativo non la trovo, un bestemmione non gli aveva nessuno l'interfaccia, però diciamo è più facilitata, mi consente più errore. Però in questo caso volevo dire, quindi lo si fa già presente all'utente che sta interagendo con un sistema automatico, che non è una persona dall'altra parte che sta rispondendo. In certi casi è evidente, ad esempio con Alexa hai a casa l'apparecchio, in certi casi dicevo è evidente perché hai comprato Alexa, sì, l'hai messo sulla scrivania, no, eccetera. Sì, sì, no. Alle volte con l'app è evidente anche quello, alle volte invece no, è lì. Sul sito non è evidente. Tante volte è voluto, come nel caso presente, ci provo due volte, se il chatbot non ti risponde poi ti butto dentro un operatore umano, magari le prime tre domande te le rispondo in automatico per dire indirizzo, lì è una scelta di prodotto, dipende anche dal grado di confidenza che si ha sull'efficacia del proprio chat. Qui abbiamo visto anche in realtà che usano sostanzialmente i testing, qui hanno i 100 domande che arrivano, 25 vanno dirette sul chatbot e le restanti vanno sull'operatore. Mano a mano che il chatbot risponde bene entro le prime tre battute, questa percentuale viene allargata e in un anno sono arrivati all'80% risposto dal chatbot e il 20% risposto dall'operatore umano. In un anno. E di gente che lavora con una certa alacrità. E quell'anno di fatto è stato un anno di test e sviluppo. Esatto.
in lutto. Un'altra cosa, volevo chiedere, giusto una curiosità, se viene fatto poi un controllo di quelle che sono state le prestazioni del chatbot in produzione. Cioè si va a controllare, vediamo queste domande che non sono arrivate all'operatore, poi c'è qualcuno che va, immagino, ad analizzare le performance del sistema. Normalmente assolutamente sì, cioè quando piaceva Paolo prima il lavoro continuo, poi su questo tema è ancora più ferrato di me, però che sappia io tutte le realtà con cui abbiamo testi di chat da una persona dedicata che quotidianamente verifica dove è andato a un fine del flusso, dove è stata una casistica d'errore e cosa succede. La cosa che ho detto prima del testare quanto può essere scurrile l'utente per capire cosa avrebbero voluto fare, era per identificare tutti i casi dove l'utente si stufava, mandava a quel paese il chatbot e se ne andava, perché volevano tracciare proprio in che modi può essere mandato a Ciampino il mio chatbot, in modo da tracciarli e dare una mano all'operatore per identificare che questi 10 casi sicuramente non abbiamo performato bene. Sono i primi che devi analizzare. Per rispondere invece all'ultima domanda che mi hai fatto, che era quando è che si dice abbiamo finito di testare, per definizione mai. Quando è che c'è un grado di maturità sufficiente, noi abbiamo visto che è una cosa molto iterativa. Non c'è un punto dove qualcuno dice no, sono soddisfatto, ma anche perché tipicamente le persone in cui reazionano cambiano. Posso dirti che nel caso del nostro test dove abbiamo fatto, è venuto fuori che su una domanda c'erano 70 altri modi per farlo, su tutte le domande che avevamo previsto, ovviamente almeno 70 modi in più, non sono stati soddisfatti e hanno ritornato in live. Hanno deciso che aspettavano un attimo. A un test successivo, dove le numeriche sono ancora aumentate, ma sono aumentate di una quantità molto più bassa, se ho fatto bene, sono state considerate circa un 20-25% di variazione, si sono sentiti molto più confidenti ad andare là, abbiamo impiegato il nostro lavoro. Anche perché vedendo le risposte comunque c'è una buona copertura. Poi c'è pugliese, il catanese, il cremonese che ci mette del suo, però al di là poi del regionalismo c'è anche il modo di porre la domanda e lasciami dire un po' residuale, si ragiona molto spesso con un'ottica Pareto, un dubbio coperto, un incremento considerevole, sono abbastanza confidente che restano fra grandi. Altra domanda? Nessuna domanda? Siete così bravi, abbiamo spiegato tutto? Dubito fortemente. Però non ne possono più una fame della Madonna, stanno per mangiare. Sì, certo, sono un'ora e mezza e andiamo a mangiare la pizza tutti insieme perché siamo tutti pronti per andare a mangiare la pizza insieme. Con quanti tipi di popolazione diverse avete pensato in chatbot? Nel senso, ho avuto modo di relazionarmi con un poliziotto americano perché mi ero perso a New York e non capivo dove cavolo stavo. Il poliziotto elegantemente mi ha spiegato cosa dovevo fare. Io non ho capito e mi ha ripetuto esattamente le stesse parole. Io mi aspettavo, sai, non conosco queste frasi, usale di diverse, fammi due gesti, un'indicazione che non capisco, e mi vengo. No, esattamente le stesse frasi. Per cui volevo capire, avete avuto modo di sperimentare su paesi differenti? È quello l'uso più creativo che c'è stato. Paesi differenti no, nel senso che i test che abbiamo fatto li abbiamo fatti principalmente in Italia adesso, per cui salvo qualche poco piccola cosa sul chatbot, sostanzialmente in Italia. Abbiamo visto che però, variando l'età, variando la posizione geografica e variando il background culturale, cambiano sensibilmente. Per cui il caso bancario, dove c'era stato, abbiamo sollecitato delle persone di livello culturale molto elevato, con una scritta di disponibilità economica perché è in grado di comunque gestire e dover rispondere a un chat su argomenti finanziario, abbiamo visto paradossalmente più staticità che magari su ragazzi di cultura analoga, ma con testi differenti, quindi meno benestanti, se vogliamo dire, più variabilità. E anche da regione a regione abbiamo visto che c'è una variazione, non posso fare una classifica, però vediamo delle differenze, ma anche sui modi diversi, qualcuno che lavora più sul variare la costruzione della frase, qualcuno che lavora più sul variare la dimensione lessicale. Ma il cliente in quel caso vi evidenzia, dice guarda allora io sono un target che andrò a riferirmi ma principalmente su una questione più napoletana invece che su una questione lombarda.
no, l'interesse è dire, a parte che dico, già se faccio un chatbot è un investimento comunque importante, per cui punto a farlo che risponda il più possibile. Abbiamo magari lo stimolo, voglio essere sicuro che da Pachino a Brunico trovino delle strade di dialogo col chatbot e trovino delle risposte che siano congruenti, okay? Quello sì. Però per dire una verticalità così forte no, magari proprio per segmenti invece di professionista, lo studente o magari la persona, l'appassionato di sport. Magari sono tre target un po' differenti tra di loro. Perfetto, allora se non ci sono altre domande, pronti, eccomi. Puoi fare... No, pensavo... forse, scusate, non ero il tempo di riflettere molto sulla domanda, visto che stiamo andando via, però... casi che il chat dia una risposta completamente sbagliata, che magari non è accettata dall'utente, cioè effettivamente perché non essendo, chiamali per supporto, forse questi saranno sempre individuati dall'esame poi che viene fatto dalla persona. Sì, non ci è mai capitato una questione così. Delle domande completamente fuori squadra, tipo buonasera, la risposta totalmente fuori squadra da parte del chat, in qualche caso ci è capitato. Però situazione borderline, cioè dove chiaramente l'intonazione o il regionalismo utilizzato per rispondere era una volta scritto chiaramente raggiungibile. Mi passi la penna, sì domani mattina, non te la passerò mai, però per un chatbot che legge sì domani mattina è una risposta valida. È una risposta congruente, diciamo, interpretabile, sì, se vogliamo. Però sono casi proprio molto borderline, secondo me, diciamo una parte molto molto residuale, divertente. Poi magari qualche test e i clienti, i nostri clienti e i loro clienti, magari li hanno sollecitati molto. Uno in particolare ci ha fatto vedere un tracciato anonimizzato, ovviamente, di una chiacchierata che un utente si era fatto dalle 5 del pomeriggio fino alle, non mi ricordo più se alle 7 e mezza, col chatbot, continuando a scrivere una cosa lunga, cioè del tempo proprio investito, e poi rispondeva a chiusura: grazie per avermi tenuto compagnia, ora il treno è arrivato. Qui anche la dimensione ludica, però sono casi così, nel senso che la particolarità che ti fa sorridere e la cosa buffa che la persona di marketing fa: non avrei speso tutti questi soldi per farlo contento, ma se ho un utente in più contento perché l'abbiamo fatto compagnia col chatbot, mi va anche bene. Una volta ci stava Snake della Nokia, ora si usa il chatbot, ed è bene che ci sia, insomma.